Perché Alice è, come dire, è uno spunto, è una metafora, è un simbolo, è un inizio. Alice è soprattutto è un incipit di una serie di storie infinite che possono essere raccontate con infiniti strumenti, con infiniti punti di vista, per cui che siano di narrazione, che siano di scrittura, che siano poetici, metrici, musicali, visivi, visionari, psichedelici. È davvero una specie di totem ed ha una durata pazzesca. Cioè, in questo senso riesce ad essere totalmente contemporanea a tutti, come lo sanno essere solo i classici, anche se magari alcuni non ridiscono di fronte a questa definizione, ma io credo proprio che Alice sia un grande classico che va ovviamente molto al di là della letteratura infantile. Secondo lei cos'è un classico? Ci sono delle definizioni molto belle che altri molto più bravi di me hanno dato. Io penso che un classico sia quella roba che tu apri una pagina scritta 100, 200, 500, 1000, 2000 anni fa e ti rendi conto che ti sta parlando di te, che ti sta raccontando qualcosa che ti è utile e a volte addirittura indispensabile, ma per la tua vita di adesso e forse anche di domani. Senta, lei ha dato una lettura di Alice, direi di genere, ma non troppo, nel senso che ha anche sottolineato il fatto che uno degli aspetti straordinari di questo testo è che poi tutti ci si ritrovano Certo. con una naturalezza sorprendente. Ecco, per lei personalmente, al di là del teatro, poi lei ha anche confessato che da piccola, in realtà, da No, bambina, non l'ha conquistata non il mi ha, no, testo. no, mi ha molto conquistata, ma ne ho conservato un ricordo appunto di grande inquietudine, come qualcosa. Ci sono, io ho amato molto i libri che mi hanno inquietato. Una delle cose che ci piace di più da bambini è avere paura, quindi quella paura lì, no? Quella cosa che intuisci che c'è un qualche segreto, un qualche cosa che non afferri completamente, ma che è il pozzo, è l'altrove, è il sogno, no? Cioè questa dimensione onirica costante, questo viaggiare sempre tra una realtà e un'interpretazione invece più metaforica. Io credo però invece che ci siano bambini che si sentono, che se lo vivono semplicemente come una favola, sono favole sorprendenti perché giocano continuamente con i significati e con i livelli dei significati. La cosa dei ecco, forse i classici o comunque i grandi autori sono quelli che riescono a darti un'opera che ha diversi livelli di fruizione, diversi livelli di lettura, di interpretazione o di ascolto, ma che comunque almeno uno basico che tutti possono capire. Quello c'è sempre. Questa è una cosa che si ritrova veramente in tutti i grandi autori. Poi lei stasera ha sorpreso anche il nostro presidente con un Eh riferimento sì, alla crisi quella, economica. sì, ma io questa cosa appunto l'ho reinserita poi in uno spettacolo antologico che sto facendo ora. Alice, io l'ho scritto nel 2004 perché ha debuttato all'inizio del 2005. E in Alice c'è questa osservazione questa frase straordinaria che qui bisogna correre sempre di più per restare sempre nello stesso posto. Ecco. Che paese lento. Io sentivo forte, ma questa osservazione nasceva dal fatto che io parlavo con le persone intorno a me e sentivo questa sensazione molto concreta di tempo che non basta, di soldi che non bastano più, di incertezza di futuro, di fragilità e di inquietudine. E la cosa curiosa è che se me ne sono accorta io, che appunto faccio la soubrette, sono al massimo amplifico, no? Mi faccio portavoce, traduco delle cose che sento intorno a me. Non è possibile che non abbiano saputo trovare le parole e i modi per dirlo quelli che di questa cosa, dal punto di vista economico e finanziario, si occupano seriamente. Perché se io l'ho capito, se noi l'abbiamo intuito nel 2004, vuol dire che era già da un po' che era lì e sicuramente da un bel po' prima questi signori lo sapevano. Allora, questo si chiama responsabilità. E credo che sia, cioè non si può ovviamente credo tradurre in termini immediatamente giuridici, poi non è quello che mi interessa, però credo che quello, insomma, adesso una delle parole molto in voga è la cosa è meritocrazia. Io credo che sì, fare il proprio lavoro seriamente, onestamente, con correttezza sia qualcosa che dobbiamo pretendere, soprattutto nella misura in cui ce la mettiamo tutta noi per fare il nostro. Ecco. Senta, lei non è al MART per la prima volta. Le posso chiedere che cosa pensa di questo museo? Penso che sia un posto bellissimo, penso che sia veramente un museo bellissimo ed è uno di quei musei, cioè a me dà una sensazione poco italiana, no? Nel senso che è qualcosa che ti aspetti di trovare a New York piuttosto che a Barcellona o a Parigi.
ma è quella meravigliosa commissione, cioè riesce ad essere un grande museo che apparentemente potrebbe sembrare sovradimensionato, e magari lo è anche, ma che è totalmente accolto nella struttura della città, che ne è sicuramente una parte, quindi c'è un'interazione continua tra il dentro e il fuori, e che riesce ad essere bello indipendentemente dalle cose belle che ospita all'interno, no? Cioè che, quindi indipendentemente dalle mostre che propone, sia quelle temporanee che quelle che le permanenti. Mi sembra un gran successo.